Start. Ok. Allora, quest'oggi passiamo queste 3 ore, della mattina a parlare di JavaScript, questa volta finalmente nel browser, cioè nell'ambiente in cui ci interessa di più. Perché vogliamo sviluppare applicazioni web che gireranno nel browser. E il fatto che giri in Node ci serve perché comunque noi avremo un lato server da scrivere, ma diciamo, questo è, diciamo, una, come dire, una comodità per noi, così non ci impariamo un secondo linguaggio lato server, abbiamo un ambiente di esecuzione che sei in grado di far girare lo stesso linguaggio. Impareremo due o tre cose lato server, ma il nostro focus su questo corso è principalmente sul client. Facciamo le cose per bene, per quello che possiamo sul server, ma faremo il client. E quindi nel client, per il client intendiamo il browser, che è l'ambiente di esecuzione che fa girare JavaScript, col quale faremo funzionare la nostra applicazione. Quindi questo è il riassunto di quello che vedremo questa mattina. Vedremo tutte queste slide con un po' di esempi come al solito. Allora, prima di tutto, come facciamo a far funzionare JavaScript nel browser? Dobbiamo scrivere il codice dove lo mettiamo, no? Quindi c'è un tag apposta, script, che forse avete già intravisto, qualcuno l'avrà già visto. Possiamo scrivere il codice dentro, ovviamente non facciamo questa cosa, come non volevamo lo stile nelle pagine web, non vogliamo il codice JavaScript direttamente nelle pagine web, ma lo vogliamo in una risorsa esterna. Quindi metteremo un file, tipicamente .js, da qualche parte, che carichiamo dentro la pagina web con l'apposito tag script. Come abbiamo il file, diciamo così, .css, cioè con le regole CSS. Ok, quindi si pone subito il problema di dove inseriamo questo tag script, no? Noi l'abbiamo già fatta questa operazione di nascosto, o meglio, l'abbiamo vista con Bootstrap. Avete provato in laboratorio, abbiamo detto il template è questo, si mette il CSS nella parte head e si mette script nella parte body in fondo. Perché in fondo? Perché il tag script carica la risorsa e la esegue immediatamente, quindi se posto a metà della pagina o all'inizio e così via, ci blocca l'esecuzione di tutto il resto, cioè il caricamento in quel caso di tutto il resto del contenuto della pagina. Quindi se lo mettiamo nella sezione head è una possibilità, il browser legge il contenuto HTML, trova script, si ferma, carica il JavaScript, lo esegue, se sono funzioni per esempio interpreta le funzioni, quindi non eseguirà realmente del codice ma interpreta il contenuto e poi va avanti. Stessa cosa se lo mettiamo nella parte body, per questo l'avevamo messo in fondo quando abbiamo caricato Bootstrap, come peraltro ci diceva il template. In teoria è una risorsa esterna come il CSS, avrebbe senso caricarlo nell'head, no? Quindi nella sezione header che contiene cose che non sono da visualizzare, sono meta informazioni relative al documento, come per esempio titolo, autore, eccetera, oppure appunto lo stile e così via, però è scomodo per quanto vi ho detto, cioè si blocca tutto fino a che non è stato caricato. Quindi, come facciamo a risolvere questo problema? Che è sostanzialmente dove troviamo il tag HTML, ci fermiamo, o meglio, il browser si ferma, carica. Pensate non dal disco, è dalla rete, per esempio, su un JavaScript grosso ci va il suo tempo per essere scaricato e così via. Intanto non vedete niente. Perché se nella sezione head non c'è ancora il primo tag HTML, non c'è niente da vedere sulla pagina, è una pagina bianca. Deve eseguire lo script e così via. A noi piacerebbe che tutto avvenisse una volta che c'è almeno uno scheletro di pagina visualizzata nel browser. Quindi è stato fatto il parsing, il caricamento dei contenuti HTML, una prima visualizzazione e poi avviene il caricamento e l'esecuzione del JavaScript. Quindi, come facciamo ad ottenere questo comportamento? Per nostra fortuna, oggigiorno è molto semplice. C'è un apposito tag, che è quello che andremo ad utilizzare sempre, che si chiama defer, che è un attributo, scusate, non è un tag, è un attributo binario, quindi non ha un valore.
il tag è script, sempre script. Quindi mettiamo script spazio defer, e tutto il resto uguale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il browser automaticamente, indipendentemente da dove è posizionato questo script, aspetterà di aver caricato tutto il body, aver interpretato il body per andare ad eseguire il codice JavaScript. Intanto però lo carica. Quindi abbiamo tutti i vantaggi che desidereremmo. Cioè, non aspettiamo la fine per incominciare a caricare la risorsa. Pensate sempre al caso della rete dove le nostre applicazioni web funzionano, no? Quindi posso scaricare due cose contemporaneamente sulla banda, il contenuto della pagina web e quindi l'HTML, il CSS, il JavaScript e così via. Il defer fa sì che l'esecuzione del JavaScript sia rimandata al termine del caricamento della pagina web, che tra l'altro è anche molto comodo per un altro motivo che vediamo stamattina. Cioè, una volta che ho caricato tutta la pagina web, tutto l'HTML, ho nella memoria del browser la struttura, l'albero che corrisponde ai tag HTML che hanno, che compongono la pagina, no? Quindi, se io col mio JavaScript voglio operare sulla struttura della pagina, è tutta caricata. Non è che capita che il mio JavaScript cominci ad essere eseguito nel momento in cui ho mezza pagina, per cui io mi aspetto che ci sia, che so, la tabella, in realtà la tabella è ancora da caricare, e così via. Quindi il nostro modo di usare gli script sarà sempre questo, defer. Avremo anche la sync, che fa il caricamento asincrono, ma esegue non appena ha finito di scaricare. Quindi rientriamo nel problema di prima, cioè se non tutta la pagina è pronta, avremmo il rischio di eseguire il codice JavaScript che lavora su una pagina caricata a metà con tutto quello che ne consegue. Cioè noi cerchiamo un nodo che, non so, magari una nostra tabella che abbiamo messo nel codice HTML, quella non c'è, il JavaScript ci darà un null, undefined, qualcosa su cui poi noi chiamiamo un metodo, si produce un errore e c'è un malfunzionamento. E quindi sta a noi capire poi con del codice aggiuntivo, quando la pagina è caricata, eccetera, quindi non lo vogliamo, visto che c'è questo metodo che oramai è così semplice, affidabile e sostanzialmente supportato da tutti. Avvertenza, questi due attributi si possono usare se il tag script è messo nella sezione head del documento, quindi diciamo anche ragionevole. Quindi sostanzialmente col defer siamo in questa situazione. Carichiamo la pagina HTML, arriveremo all'head, l'head ha questo script defer, quindi identifico la risorsa, il browser se la carica mentre procede con tutto il resto e alla fine quando è pronto vai a eseguire lo script, ok? La situazione è migliore di tutti possibile. Ok, sistemato come carichiamo il JavaScript, dobbiamo capire qual è l'ambiente di esecuzione, come abbiamo fatto per Node. Node è, diciamo, è semplice, ha meno cose perché non ha un'interfaccia, no? Qui avremo degli elementi che ci consentono di interagire con l'interfaccia. Lo script viene eseguito nel cosiddetto global context che avevamo anche in Node, cioè lo spazio, diciamo così, delle variabili globali e delle funzioni globali. Nel browser è lo spazio che si riferisce al cosiddetto oggetto window, che è messo a disposizione automaticamente dal browser. E poi abbiamo un insieme di funzionalità, API, diciamo che dipendono dal browser, e che saranno, uno, quelle classiche di JavaScript, cioè vogliamo fare un for su un array, avremmo i vari metodi degli array, tutti i costrutti JavaScript e così via, no? Le stringhe, i metodi sulle stringhe, uppercase, lowercase e così via, tutte queste cose classiche di JavaScript. Poi abbiamo l'oggetto browser, scusate, gli oggetti messi a disposizione dal browser, che adesso esploriamo rapidamente per quanto ci interessa, perché alcuni sono un po' vecchiotti, li lasceremo perdere. E poi avremo il DOM, che è quello su cui andiamo ad operare stamattina, perché il DOM è la rappresentazione in memoria del documento che abbiamo caricato. E quindi, se vogliamo modificare il contenuto visualizzato, dobbiamo modificare il DOM.
con i suoi metodi. E impariamo stamattina quali metodi ci mette a disposizione. Ancora una cosa sugli script. I vari script che mettiamo sono indipendenti, nel senso che sono programmi indipendenti, ma condividono lo spazio globale. Quindi bisogna fare attenzione, almeno in questa fase, almeno per oggi, a non pestarsi i piedi, nel senso che in due script differenti che carichiamo noi, che abbiamo scritto noi, dobbiamo fare attenzione a non usare gli stessi nomi, diciamo così, delle variabili globali, perché andranno in conflitto. Okay? Poi avremo un meccanismo più sofisticato, ma di cui parliamo un po' più avanti, che sono i moduli che con vari trucchi ci consentiranno di isolare lo spazio delle variabili di ciascun modulo e al tempo stesso comunque di potersi scambiare informazioni, perché è chiaro che questo ci serve. Va bene, abbiamo già parlato dell'event loop in Node, lo ripassiamo qui, perché di nuovo è fondamentale. Abbiamo sempre a che fare con questo codice asincrono, da eseguire in modalità asincrona, e quindi dobbiamo avere chiarissimo, non solo chiaro, come funziona. Il codice asincrono viene eseguito a valle della generazione di eventi che possono essere stati creati dal codice. Per esempio, facciamo un set timeout, tra un po' si genererà un evento che è la scadenza del timer che ci esegue il nostro codice. Oppure abbiamo scritto, come abbiamo imparato all'inizio corso, le varie promise, eccetera, vengono risolte, quando vengono risolte o rifiutate, no? Quindi fulfilled o reject, il codice viene eseguito e quindi viene messo nella coda pronto per l'esecuzione. Oppure nel browser finalmente avremo degli event handlers che possiamo agganciare ha dei comportamenti dell'utente, quindi l'utente ha fatto click, ha spostato il mouse, è passato sopra, ha fatto doppio click, insomma qualsiasi azione che diciamo è di nostro interesse, cioè vedrete che ce ne saranno tante, possiamo agganciarla, dire al browser guarda ci interessa questa azione su questo oggetto, questo elemento, per esempio un bottone, ci interessa il click su quel bottone, quando avviene il click su quel bottone esegui questo pezzetto di codice. Noi scriveremo il pezzetto di codice e il browser ce l'andrà a eseguire quando si verifica l'evento. E ovviamente l'evento si verifica in maniera asincrona, è totalmente indipendente dal nostro codice, dipende da cosa fa l'utente, quando l'utente ha voglia di cliccare. Ok, quindi questo è il meccanismo che è lo stesso che avevamo visto in quell'animazione. Cosa c'è di diverso? Niente, forse questa parte qua abbiamo in più nelle API anche il DOM, quindi la possibilità di manipolare nella memoria del browser la struttura dati che visualizza il documento. E poi questa figura un po' datata, ma diciamo abbiamo la fetch, questa Ajax è, diciamo, la maniera vecchia, abbiamo la fetch che ci consente di andare a caricare delle risorse dalla rete, quindi di dire carica questa risorsa, notificami quando siamo pronti, come col meccanismo della promise che abbiamo già visto all'inizio del corso. Però per il resto è tutto uguale, nel senso abbiamo un call stack dove vengono eseguite le varie funzioni fino a che non si ritorna indietro e si termina l'esecuzione. Nel browser c'è sempre l'event loop che attende di eseguire il nuovo codice che è creato appunto da questi eventi asincroni, creati da noi, set timeout e così via, creati da cosa abbiamo fatto in precedenza. Carichiamo qualcosa e si è caricato, ok? Eseguo il codice collegato all'evento di caricamento, oppure eseguo il codice collegato all'evento asincrono, click e così via. Se non c'è niente nella coda delle callback, ecco, questa è la differenza rispetto a Node, non è che tutto termina, la pagina si blocca, si chiude e così via. La pagina del browser rimane aperta fino a quando voi non la chiudete, con la X, no? Quindi questa è la differenza rispetto a Node. Node invece termina perché non ha più niente da fare. Ok. L'event loop. Ok, vado un po' più veloce su queste cose, così lasciamo il tempo per fare gli esercizi. E come sempre sono un abbozzo di quello che andate poi a fare in laboratorio giovedì. E comunque abbiamo già visto queste cose, quindi fondamentalmente questo è un ripasso. Ecco, ricordate che
una chiamata di funzione, l'esecuzione di un handler, di un evento, non può essere mai interrotto. Cioè, è per questo che si diceva a inizio corso, cerchiamo di scrivere del codice breve, veloce, perché JavaScript è single-threaded. Se voi avete un event handler di un click, no, che fa miliardi di operazioni, l'interfaccia del browser è bloccata. Voi potete cliccare, fare tutto quello che volete, ma non succede niente fino a che non si è finita l'esecuzione di quell'event handler e si passa al successivo, che magari aggiorna l'interfaccia e così via. Il click non va perso, se lo ricorda il browser, perché è tutto accodato qui nella coda delle callback, solo che se ne può eseguire una per volta. Quindi cerchiamo di fare in modo che tutto sia il più possibile breve. Se non è breve, lo dobbiamo eseguire in maniera sincrona, ma oramai siamo esperti, no? Che se è codice di qualcun altro, magari ci hanno già messo a disposizione il sistema, la fetch ci ritorna la promise apposta, perché si sa già che è un'operazione asincrona, che è potenzialmente lenta. Se è codice nostro, creiamo noi la promise, o insomma, fate in modo di scrivere il codice in maniera asincrona. In modo che il codice sia eseguito solamente quando si può eseguire in maniera veloce, cioè i dati sono pronti. Ok, allora andiamo a vedere come funzionano gli oggetti messi a disposizione dal browser, che vedrete non sono particolarmente difficili da capire. Abbiamo detto che c'è questo oggetto globale window, okay, che contiene tutto. Consente di interagire col browser tramite il browser object model, che non è standardizzato, però diciamo lo è quasi, nel senso che quasi tutti i browser implementano più o meno le stesse funzionalità. Quindi diciamo che così in tutti i browser ci troveremo location, ci troveremo l'history e così via. È un oggetto globale, contiene anche tutte le variabili JavaScript globali e può essere omesso quando scriviamo il codice JavaScript nella pagina. Infatti non troverete quasi mai window.qualcosa nel codice, è sottinteso nel codice JavaScript che scriviamo per il browser. Invece l'oggetto document non è sottinteso ed è quello che ci consente di accedere ai metodi che manipolano il DOM. Ok? Quindi possiamo scrivere window.document. qualcosa, getElementById, che vedremo tra poco, createElement, eccetera, eccetera. Oppure, sottintendendo window, cosa che fanno tutti, document.qualcosa. Ok, in window abbiamo tutti diciamo, ce ne sono tanti, ma questi forse quelli che vale la pena, diciamo, di ricordare, appunto. In ordine di importanza direi console, document, di utilità, ma console, document, history, location. Il resto è più che altro per completezza, nel senso che non andremo ad utilizzarli direttamente, li utilizzeremo indirettamente quando parleremo di sessioni, ma ci sarà qualcuno che lo fa per noi. Il console lo conoscete, no? La prima cosa che abbiamo fatto nella prima lezione è aprire il browser, fare console log. Non abbiamo scritto window.console.log, si poteva scrivere, ma è sottinteso, e oggi vediamo sostanzialmente quelli del document. Quindi parliamo del Document Object Model, DOM. Sentirete spessissimo parlare di DOM quando avete a che fare col browser. Vabbè, ci sono un sacco di risorse in rete, ma questo lo sapete, tutti sviluppano applicazioni web, quindi si trova tantissimo. Cos'è il DOM? È la rappresentazione interna del browser di una pagina web. No? Noi abbiamo scritto il nostro codice HTML, tag aperto chiuso, è tutto annidato e quindi è tutto rappresentabile sotto forma di un albero. Questo disegnino l'abbiamo già visto. No? Nel momento in cui l'HTML arriva nel browser, il browser crea questa rappresentazione nella memoria che corrisponde a quello che c'è poi visualizzato sullo schermo. E noi possiamo andare con i metodi JavaScript a modificare questa rappresentazione. Il browser automaticamente, immediatamente, andrà a riflettere questa modifica su quanto visualizzato sullo schermo, nella finestra del browser. Okay? E possiamo fare di tutto, proprio di tutto. Quindi, vabbè, accedere ai metadati e così via, editare i nodi nella pagina. Quindi non ci piace il fatto che, non so, ci sia
una certa classe, su un certo nodo, vogliamo cambiarne, vogliamo aggiungere una, vogliamo cambiare il contenuto, il testo di un contenuto tra tag aperto e chiuso di un qualche tipo, il paragrafo e così via, possiamo fare tutto, ok? Possiamo addirittura anche creare e cancellare i nodi, cioè crearne di nuovi e cancellarne. E ovviamente modificare tutti gli stili e poi aggiungere e anche rimuovere se necessario dei listener per eventi, cioè attaccare del codice a particolari eventi che si verifichino su certi nodi, da quello radice a nodi più specifici, come che so, il bottone, il tag che rappresenta il bottone. Metto su quel bottone, quando fai clic, esegui questo codice. Come lo daremo? Oramai siete esperti in JavaScript, tutto lo passiamo sotto forma di una callback che va come parametro una funzione apposita che ci consentirà di agganciare un event listener, cioè un gestore di eventi, al nodo. Adesso vediamo i nomi di queste funzioni e poi cominciamo a fare un po' di esperimenti. Esistono diversi tipi di nodi in questa struttura che avete visto prima. Diciamo, questo è lo schema concettuale. Se volete potremmo dire la gerarchia delle classi, ma in realtà sapete che in JavaScript questo concetto di classe non c'è. Se avessimo un linguaggio oggetti normali sarebbe la gerarchia delle classi. Quindi diciamo che fondamentalmente il fatto che element sia un node vuol dire che ha a disposizione tutti i metodi che ci dà a disposizione l'oggetto node, in più ci metterà a disposizione i metodi e le proprietà dell'oggetto element. Se abbiamo un HTML element ci saranno di nuovo altre cose in più e così via. Ok, quindi a seconda poi dei vari tipi di elementi HTML, quindi di tag, ci saranno dei proprietà e metodi specifici, no? Che so, l'anchor element avrà a disposizione l'href, la proprietà href per settare il link, mentre l'input element che ci fa la finestra non ha l'href, avrà però a disposizione il value che ci dice cosa è stato scritto nella casellina. Quindi bisogna un po' prendere pratica con con queste proprietà e metodi. Ok, quindi vedrete che questo è un discorso te molto teorico, ma si prende la mano abbastanza in fretta. L'API del DOM ci mette a disposizione i metodi che manipolano degli insiemi o delle liste di nodi. Node list, no, qui non c'era. Ok. Il node list, diciamo, è una lista di nodi che non è esattamente un array, però sostanzialmente può essere manipolata quasi come un array, nel senso che ha le proprietà, i metodi che ha un array. Quindi sostanzialmente possiamo ricavarne la lunghezza, prendere i vari elementi, addirittura chiamarci sopra il for each e così via, come facevamo con gli array. Lo sottolineo che non è esattamente come un array perché magari poi trovate qualche cosa che volete fare, dite, ma questo sugli array funzionava, occhio, diciamo, bisogna ricordarsi di questa piccola peculiarità. Però sostanzialmente molti metodi ci ritorneranno una lista di nodi, no? Dammi tutte le righe della tabella. Le righe sono più di uno, quindi ci ritorneranno chiamiamolo array di righe, ma vi dicevo prima, è una lista di nodi, che è quasi un array perché ci troviamo appunto i metodi e le proprietà dell'array, ma diciamo con qualche piccola differenza che quando è il caso sottolineeremo. Vediamo solo che funziona la registrazione. Ecco, cominciamo a dare un'occhiata a qualche metodo, perché questi sono quelli che useremo di più. E ci servono per iniziare a recuperare il riferimento ad un nodo sul quale vogliamo andare a lavorare. Quindi è vero che è un albero e potremmo sempre partire dalla radice, ma come potete immaginare è un approccio abbastanza scomodo, soprattutto quando una pagina è grande, ha tanti nodi e così via. E quindi ci sono a disposizione i metodi default implementati da tutti i browser nel DOM, che ci consentono di recuperare il riferimento ad uno specifico nodo
sapendo qualcosa di quel nodo. Per esempio, il nome del tag, prendi tutti i div, prendi il p, il paragrafo, prendi il body, se mi serve il body, e così via. Oppure un id, cioè un elemento sul quale io ho impostato la proprietà id uguale a qualcosa. E qui vi ricordate che vi ho detto l'id dovrebbe essere unico all'interno della pagina. Perché? Perché poi è un identificativo che uso sostanzialmente in questo modo. Oltre che poterlo usare nel CSS col cancelletto qualcosa, ma posso usarlo nel JavaScript con un getElementById. E vedete che a differenza degli altri, un getElement, qui mi aspetto un unico elemento, perché passo un identificativo. Mentre invece se ho un tag name, class name e così via, mi viene fuori un node list, cioè una specie di array di nodi. Perché ce ne possono essere più di uno, per definizione, no? Una classe la posso applicare a più nodi, come lo stesso tag può essere ripetuto più volte. Addirittura posso usare la sintassi CSS, che spesso è comoda, per andare a selezionare una serie di nodi. Come funziona la sintassi CSS? È il selettore che mettete nelle regole CSS. Quindi potete mettere il nome del tag piuttosto che il nome della classe preceduto da punto, no? Come abbiamo visto, che so, punto col trattino 8, no? Anziché il by class name, metto un selector all, punto col trattino 8. Che differenza c'è se scrivo il selettore? Beh, se lo scrivo così non c'è nessuna differenza, ma il selettore può avere una sintassi anche un po' più complicata, quindi prendere, che so, tutte le righe. Quindi tutti i tr che siano però dentro un table, un body della table, non saltando l'header e così via. Quindi posso scrivere dei selettori anche piuttosto complicati, e mi avanzo di andare a dover esplicitamente taggare un elemento con un id apposta, piuttosto che andare a prendere un elemento vicino e poi andare a navigare nell'albero del DOM. Andare a cercare i nodi figli collegati a quell'elemento e arrivare finalmente a quello che mi interessa. Ok, i metodi che abbiamo visto funzionano sia sul document, quindi a partire, diciamo, dal document, nel senso che non ho il riferimento ad un oggetto, ma anche a partire da un node, quindi so già un riferimento a un nodo all'interno del DOM, quindi della mia pagina. Cosa cambia se lo faccio, li chiamo su un nodo? Cambia che vanno a cercare solamente nei sottonodi di quel nodo. Ok? Quindi se io ho già il riferimento, che so, a una lista, tutto quello che cercherò sarà interno a quella lista e non dentro il documento. Però sta a me decidere dove voglio chiamare questi metodi. Quindi possono essere usati per raffinare le ricerche già fatte, cioè. Se ho già il riferimento a un nodo, andare a vedere dentro sotto quel nodo. Ok, quindi si tratta solo sostanzialmente di provare questi metodi. Quindi questo è un esempio molto semplice. Adesso andiamo a provare. Vi faccio solo vedere che nel momento in cui abbiamo il riferimento a un nodo, poi possiamo fare un po' di tutto, cioè abbiamo proprietà e metodi che ci consentono di navigare l'albero. Quindi noi abbiamo riferimento a questo nodo, possiamo risalire al nodo padre con la proprietà parent node. Possiamo andare allo stesso livello nei nodi, diciamo, chiamiamoli fratelli gemelli, quindi precedenti e successivi nel albero HTML. E poi possiamo scendere ai nodi figli, dal primo all'ultimo, avere l'array che corrisponde a tutti quanti e quindi andarci a prendere l'elemento che ci interessa e così via. Quindi abbiamo una completa navigabilità di questo albero. Ok? Ma io vi farei vedere un esempio, così cominciamo subito a capire. Quindi apriamo il browser. Browser, apro la pagina di prova che vi ho messo già a disposizione. Quindi ieri, come sempre, come, anzi, come quasi sempre,
In AV1 Wix è comparsa la Wix 05 che ha due documenti HTML, niente di particolare. Il base e il no content, adesso ci lavoriamo un po' sopra, e sono quelli che abbiamo fatto nella settimana precedente, quindi abbiamo fatto la tabellina con gli esami, sostanzialmente sono quei documenti. Non li scarico di qua perché ce li ho già pronti. Devo solo andarli a caricare, quindi ce li ho in GitHub. Quindi il base direi. Ok. Quindi questo è il documento HTML della scorsa settimana. Possiamo andare a vedere che cosa c'è dentro. È abbastanza grande, sì. Possiamo ingrandire ancora un po'. Quindi, opla. Quindi c'è il, vabbè, LED. Qui abbiamo caricato Bootstrap. È ancora caricato con quella modalità che vi dicevo prima, con lo script in fondo. Diciamo per Bootstrap va bene, poi adesso quando ci lavoriamo sopra lo portiamo su col defer, così vedete anche questo aspetto. E poi c'è il body che ha il suo div container che contiene le righe della griglia di Bootstrap. Nella prima c'è l'header, nella seconda c'è la tabella. Si è ingrandito troppo. Nella seconda c'è la tabella e nella terza c'è il footer. Ok, quindi andiamo a prendere la tabella. Io ho messo main. Ecco, la tabella ha uno ID score table, no? Quindi se noi andiamo nella console proprio per fare un esperimento base base, no? Quindi avete il documento che HTML caricato e volete provare questi metodi. Prima di andare a scrivere un codice JavaScript da parte, caricarlo, che poi non capiamo cosa sta succedendo, questa è interattiva, così possiamo provare. Document.get document get element by ID e abbiamo detto come si chiamava? Score table, grazie mille. Score table. Oppla, vabbè, mi è scappato. Effettivamente ci ritorna il div, no? Allora, perché ci viene il div che si può aprire, eccetera? Perché questo è un sistema interattivo, no? Per facilitarci la gestione, ci dà l'elemento pure navigabile e così via. Se fossimo in JavaScript codice, questo sarebbe semplicemente il riferimento sul quale poi possiamo andare a lavorare. Quindi, diciamo che una scrittura così noi la possiamo fare, ma se avessimo un codice che so, potremmo fare let l uguale ok, l'espressione è undefined, ma dentro l c'è effettivamente il div, perché questa la console valuta l'intera espressione, però mi ha creato nello scope globale una variabile l che ha come riferimento il nostro div che ci interessa. Quindi ho sostanzialmente fatto questa operazione qua. Get element by ID e abbiamo il nostro element. Che so, volessi tutte le righe, no? A questo punto posso fare el get elements by tag name virgolette tr. Ok, tra l'altro vedete anche carino, no? Sotto ci viene pure il preview di quello che stiamo facendo prima ancora che batta l'invio, quindi rows uguale ok rows. Vedete, questa HTML collection non è proprio un array, ma diciamo è sostanzialmente un array. Sono quattro righe. Perché sono quattro righe, non tre?
perché la prima era l'header, e nella tabella qui abbiamo 4 righe, cioè se non vi fidate andate a controllare. Dunque, dove era? Vabbè, prendiamo qui div table, c'è il tbuddy, no? E c'era 1, 2, 3, 4, solo che la prima era l'header. Quindi dobbiamo sempre avere in mente come è fatto l'albero HTML, e con questi metodi ci navighiamo dentro e ci muoviamo tra un elemento e un altro, e possiamo andare a cioè a manipolare anche questo albero, come vediamo tra un istante. Quindi, se avete dubbi o domande, chiedete. Vabbè, questo faccio vedere il query selector, a seconda di cosa metto nei selettori, no? Questo è un selettore CSS, chiaramente posso scriverlo con la sintassi CSS anche abbastanza complicata, no? Quindi virgola vuol dire prendi sia le classi bold sia le classi color. Bisogna andarsi a vedere la sintassi CSS che abbiamo un po', come dire, trascurato, ma anche perché, diciamo, non vogliamo neanche insistere troppo su questa parte, perché dalla prossima settimana incominceremo React, e quindi questa parte ci serve fondamentalmente per farvi vedere cosa c'è dentro il browser. E poi, visto che ci accorgeremo stamattina che manipolare direttamente l'albero del DOM è abbastanza pesante, complicato e così via, vorremmo avvalerci di un sistema che ci faciliti le operazioni. E allora incominceremo con React, qual è l'idea, qual è l'approccio e così via. Però è importante, diciamo, che riusciamo ad avere almeno un feeling, come dire, riusciamo a capire un pochettino come funziona all'interno il browser, no? Perché poi ci verrà un po' mascherato dalla libreria React, però per esempio gli eventi saranno da gestire anche in quel caso, no? E così via. Ok, quindi riprendiamo le slide e intanto poi proviamo quando necessario. I vari attributi dei tag ci sono resi accessibili dentro JavaScript, no? Quindi quando abbiamo riferimento ad un elemento, possiamo andare a vedere che valore hanno gli attributi, se ci sono prima di tutto, e poi che valore hanno, perché ci può tornare utile, no? Per esempio, pensate ai tag dinamici, input, no? Vi dicevo prima il valore, cosa ha scritto l'utente, oppure qual è il nome, ci sono tanti campi di input, nome, cognome, indirizzo, telefono e così via. Oppure se è stato selezionato o no, eccetera, quindi il loro stato. Come si fa? Beh, in realtà è semplicissimo. Gli attributi ci vengono esposti come proprietà degli elementi. Ok? Quindi, se noi facciamo punto qualcosa, abbiamo il valore che corrisponde a quell'attributo. Ok? Ovviamente dobbiamo sapere se quell'attributo c'è o no, ma l'abbiamo scritta noi la pagina HTML, quindi dovremmo sapere com'è costruita. Oppure l'abbiamo manipolata noi in precedenza, quindi siamo noi che ci aspettiamo che ci sia o non ci sia un attributo. In ogni caso ci sono anche i metodi per sapere se l'attributo c'è o no, perché ovviamente se fate accesso a un attributo che non esiste sarà un errore in JavaScript, no? Un po' come dereferenziare un puntatore a qualcosa che non è corretto, quindi non è allocato nella memoria, negli altri linguaggi. Possiamo manipolare il valore di questi attributi, no? Come possiamo manipolare il resto del DOM. Rimuovere, eccetera, vabbè, la lista di tutti gli attributi, va bene. Possiamo creare elementi. Quindi, create element, nome del tag che vogliamo creare, questo comincia a esistere nella memoria del browser. Notate bene, esiste, ma non è collegato ancora nel DOM, nell'albero. È come se avessi creato un nuovo array, no? È lì nella memoria, ma devo, se lo voglio effettivamente inserire poi nel mio HTML, quindi nel mio DOM, devo collegarlo. Okay? Posso creare fondamentalmente due tipi di elementi. Uno è il tag e l'altro è l'elemento di testo che mi serve
per creare rispettivamente il tag stesso, quindi l'aperto e chiuso che verrà fuori automaticamente, e il suo contenuto. Per esempio, voglio visualizzare del testo, devo creare del testo, no? Non è che posso creare un tag per il testo. Ok, se non sono inseriti, come vi dicevo, non appariranno. Cioè, se io non faccio l'append child da qualche parte, questo tag è lì nella memoria, ma non viene visualizzato. Ok? Quindi, facciamo una prova. Perché questa è una fonte abbastanza, come dire, capita spesso che ci sia questo problema. Allora, andiamo a prenderci qualcosa un po' più semplice che non sia la tabella, ma che PID ora, che l'avevo preparato per fare poi un giochino. Quindi andiamo a prenderci quindi let ora document get element by ID. Abbiamo detto ora. Ora è quel P. Io adesso faccio let P, anzi new P, document create element, e faccio un altro P. E poi ci scrivevo dentro come facevamo prima. Possiamo fare un create text node. Facciamo il create text node, così rimane più semplice. Quindi text document create text node prova. Ok, e in questo momento non c'è niente, cioè io ho a disposizione il riferimento al p che contiene id ora. Ho a disposizione un nuovo elemento di tipo p, se lo vedete, p e basta. Perché non me lo mostri? Sei un po'. Ah, new P. Ecco perché non me lo mostra. Io, questo P esiste, eh? Non contiene niente, ma esiste. Allora, come faccio? P, anzi, new P. Append child, come dicevo prima, no? Devo costruire tutto l'albero. Append child text. Ok? Adesso il new P conterrà, vabbè, si vede poco, ma niente, conterrà nel text il mio prova, ok? Lo mettiamo da qualche parte nell'albero del DOM, quindi lo mettiamo, abbiamo detto ora append child new p, ok? State attenti a cosa succede qui sopra, perché l'ora era qui sotto nel footer. È comparso, ok? Non abbiamo proprio fatto una cosa così bella, perché abbiamo messo un P dentro un P, Adesso vediamo dove andare a collocare gli elementi. Però io avevo una rappresentazione nella memoria degli elementi. L'ho inserita nel DOM e questo compare sullo schermo, perché la visualizzazione del DOM è quello che fa il browser nella sua finestra, ok? Ok, quindi abbiamo capito che possiamo andare a modificare dinamicamente il DOM dal codice. Ancora una cosa, vedete che qui nel testo, cioè nelle slide, aveva scritto inner text. È possibile fare queste operazioni in tante maniere. Io ho creato il create text node, come abbiamo visto qui sulla slide, quindi ho creato un elemento di tipo text e poi l'ho appeso, quindi l'ho collegato. Potevo direttamente inserire come proprietà dell'elemento il testo e il browser faceva il lavoro per conto mio, inner text. Oppure potevo addirittura con l'inner HTML, che credo ci sia un po' più avanti, scrivere una stringa che contenesse codice HTML, il browser per conto mio faceva direttamente l'interpretazione del codice HTML, la costruzione di quel pezzetto di albero attaccato nel punto giusto dell'albero del DOM e lo visualizzava poi di conseguenza. Okay? Quindi ho molti modi di andare ad interagire
con il DOM. Ok, non abbiamo il tempo di vedere tutto, ma vedrete che insomma fate qualche prova, è abbastanza facile. È pieno di metodi che ci consentono di andare a manipolare il DOM, in particolare inserire i nuovi nodi. Abbiamo visto la append child, che è la cosa più intuitiva, aggiungi il figlio, cioè annida dentro, vuol dire. Però posso anche fare l'insert before, replace child e così via. Onestamente non mi ricordo anch'io, sempre bisogna andare a vedere sul manuale esattamente dove, o sulle slide, dove vanno a inserire le cose, eccetera, perché ogni tanto vorrei inserire l'elemento magari prima del corrente, piuttosto che dopo il corrente, cioè allo stesso livello e così via. Quindi prima avremmo potuto fare, per esempio, un after, credo, sì. Per inserirlo allo stesso livello, non annidarlo con l'append child, ok? Dipende da che cosa voglio creare, no? E ovviamente da che tag ho per le mani. Ecco, vi dicevo prima, lì in HTML possiamo settare l'elemento, il format testuale, come se scrivessimo il codice HTML, no? Prima era inner text, era solo per il testo, tutti i riferimenti ai vari tag hanno l'inner HTML. Facciamo una prova, così capite subito, no? Quindi noi avevamo qui questo PID ora, quindi abbiamo ancora quel riferimento ora e abbiamo scritto del codice. Adesso lo cambio, quindi se io faccio ora inner HTML uguale ora ho cambiato qualcosa. Bene, oltre che comparire, il browser ha interpretato i tag P. Se io vado a vedere nell'inspector, non è che ci trovo una stringa, ci trovo un tag P. Quindi è diventato un element manipolabile come tutti gli altri, ok? Se ci mettevo PID uguale nuovo elemento, poi potevo farci sopra il get element by ID e così via. Cioè è diventato parte della struttura del DOM. Addirittura, da usarsi con moderazione, ma posso anche fare ora inner HTML uguale stringa vuota. Sparito tutto, quindi non c'è più niente, perché interpreta la stringa vuota, il contenuto del tag è vuoto, no? Quindi questo qui in mezzo a questo punto diventa la stringa vuota, ok? Dicevo, da usarsi con moderazione, perché non è proprio pulitissima, perché se non rilascia tutte le risorse collegate ai vari tag, se avevo agganciato un event handler, questo rimane pendente in giro. Diciamo, per le prove può andare bene, bisognerebbe fare le cose in maniera un po' più pulita. Però, di nuovo, non perdiamoci troppo tempo, perché dalla prossima settimana queste cose noi non le facciamo più a mano, ma le facciamo fare a una libreria apposta, appunto React, che impariamo a capire come funziona. Va bene, quindi diciamo è pieno di metodi, è inutile che stiamo qui a fare l'elenco del telefono. Quando avete bisogno, chiedetevi sempre, magari c'è già il metodo senza che io vada a cercarmi il padre, scrivere due o tre linee per andare a cercare l'elemento sul quale fare append child. Magari c'è già il metodo che lo fa per me. Posso anche clonare dei nodi, ogni tanto può venire comodo, puoi farlo recursivamente oppure clonare solo il primo livello. Che so, ho la riga di una tabella, voglio creare n righe, no? Con un template, lo clono e poi dopo imposto il contenuto. Perché potrei fare così? Ma semplicemente perché, diciamo, un po' più comodo, perché se la struttura da clonare, cioè l'albero, è un po' complicato, voi fate fare il clone true, cioè ricorsivo, e vi crea già tutta la struttura, e voi magari dovete solo modificare un pezzettino, un testo, da qualche parte, e fate prima. Posso anche lavorare su CSS, quindi sugli aspetti di stile, no? Che alla fine fondamentalmente sono classi, che sono agganciate dalle regole di stile del CSS, nostre
o di qualcun altro, per esempio scritte da Bootstrap o dalla libreria che usate, oppure sull'attributo stile, style, che è un attributo come gli altri, quindi è manipolabile esattamente come gli altri. Quindi, se appunto avete bisogno, ci sono sia le proprietà che ci dicono tutte le classi che sono state applicate ad un certo elemento, piuttosto che metodi che ci consentono di andare a modificare, no? Adesso qui temo che non ce l'abbiamo. Ah, ma c'è il bottone. Ok, facciamo una prova col bottone. Per il bottone, perché? Perché è colorato, ci cambio il colore. Quindi, let button uguale document get. Allora, come vado a recuperarlo? Ma facciamo tag name, che è la cosa più semplice. Io li ho chiamati buttons. Button, scusate. Cioè, sono tutti dei button, no? Quindi, but beauty. È una collection di tre bottoni, no? Che so, prendiamone uno, button di 0, punto, class name, e adesso ci facciamo, cosa dicevano, diciamo, possiamo andare, facciamo remove, dunque, era button danger, mi sembra. È una classe. Class, oh, non era class name, era class list. List. Ok. Ho tolto il colore e diciamo, cos'era? Add. Sì, add. Ok. Add button, com'è? Error, boh, ci sarà error, non mi ricordo più. No. Devo andare a vedere su Bootstrap com'è. Warning. Ah, primary, esatto, grazie. Se no c'era warning, eccetera. Ho manipolato semplicemente il class, quindi se andiamo a vedere, qui dentro il button class, button, vabbè, adesso c'è anche questo error che non funziona, se no niente. C'è il button primary, ok, che è quello che lo fa diventare blu, secondo lo stile di Bootstrap. Quindi manipolo così, come desidero. Adesso questo è un esempio. La cosa tipica che si può fare, per esempio, è rendere attiva o disattiva una cosa, no? Quindi active o no, quindi cambia il colore leggermente per farvi capire che è diventato attivo e così via. Quindi per questo ci sono anche i metodi tipo toggle, se la classe c'è la toglie, se la non c'è la mette, che è proprio il tipico caso per fare l'active e così via. Quindi siamo pieni di metodi di questo tipo. Ok, e style è l'equivalente di scrivere style, due punti, style uguale, virgolette, col vostro stile sul tag. Quindi quello che abbiamo anche detto è un po' sconsigliato, va giusto bene per fare una prova. Anche in questo caso, diciamo, la filosofia resta la stessa. Poi c'è computer style, vabbè, per sapere qual è lo stile effettivamente calcolato. Ecco, forse l'unica cosa che vale la pena ricordare, occhio che, diciamo, per le proprietà, che saranno poi delle properties, si usa questo camel case style, quindi lo stile camel case, cioè in CSS avete il trattino e qui invece è tutto attaccato, ma ogni volta che c'è il trattino c'è la nuova maiuscola, è tutto qui. Però sono mappati uno a uno. Allora, io adesso, prima di andare a fare gli eventi, che lascerei per un po' dopo, farei un po' di pratica, Un po' l'abbiamo fatta, però abbiamo giocato con la console. Adesso facciamo una cosa un po' più seria. Quindi apriamo il Visual Studio, non quindi Visual Studio Code. Quindi ovviamente la console va bene per giocare come abbiamo fatto noi, per prendere un attimo confidenza, no? Questa cartella non va bene, ne apriamo un'altra. Ok.
Intanto, se avete dei dubbi sul Visual Studio Code, se posso aiutarvi, volentieri lo faccio. Comunque, fondamentalmente apro una cartella per volta, no? Oramai l'avete imparato. Io vado nella mia week 5, quella collegata col Git. Queste erano le prove che facevo ieri. Lasciatemi fare solo così se devo fare il commit poi se no non mi lascio fare le cose. Ok, va bene. Quindi abbiamo il base. Prendiamo il base. Praticamente questo è quello che abbiamo visto prima, no? Lo stesso file su cui abbiamo giochicchiato, no? Però occhio, che queste cose non sono permanenti. Queste cose stanno nella memoria del browser. Se io, vedete il bottone blu, se io ricarico la pagina, saluti a tutti, nuova pagina, nuovo ambiente JavaScript, tutte le variabili che ho definito nella console, tutto sparito, perché stava solo nella memoria del browser. Ok, quindi questa è la pagina, diciamo, che abbiamo l'altra volta, la scorsa lezione. Allora, prima di tutto abbiamo detto la questione è dove mettiamo gli script, così poi aggiungiamo anche il nostro, no? Quindi, anzi, fatemi salvare il documento. Copy, paste, così non vi distruggo l'originale. Che se avete poi la storia sul Git, però, vabbè. Exams, quindi andiamo a spostare lo script e vedere se effettivamente funziona. O se vi ho contato una storia. Allora, questo possiamo togliere il commento. Script, se noi lo mettiamo qui, di per sé va bene così, no? Cioè, non è che sia un problema, no? Perché, diciamo, alla velocità a cui facciamo funzionare le cose, quindi abbiamo il nostro exams. Ovviamente si carica tutto e funziona tutto, no? Però io vi suggerisco, soprattutto per quando poi gli script diventeranno grandi, di mettere questo defer, ok? Riproviamo, riprovate sempre, si sa mai che combino qualche pasticcio. E poi ci carichiamo il nostro script, io direi script, così cominciamo a poter scrivere qualcosa noi. Defer, come facciamo per gli altri. Search, come lo chiamiamo? Come l'ho chiamato qui per comodità? Exams script, mi sembra. Exams script. Gli potete dare il nome che volete, solamente chiamatelo JS per comodità. Che succede qui? Forse la console ci dirà che non c'era il file? No, neppure. Ah sì, ecco. Creiamo solo il file, quindi exam script. Exam script. Use strict. Mi raccomando, così evitiamo al principio qualsiasi potenziale problema. E adesso cosa scriviamo? Forse non ho salvato qualcosa. Exams script. Programmazione live è tanto bella, ma è tanto dispendiosa. Ok, no, questo ecco, niente, ma ogni tanto mi capita questo errore, ma perché secondo me è qualcosa in cache, e quindi non ricarica tutto. Se volete ricaricare tutto, la cosa che vi consiglio è premere il tasto maiuscolo col bottoncino del reload, ok? Ricarica tutto evitando di caricare dalla cache interna e quindi ripartendo tutto, diciamo, se c'è qualche problema dovuto a un disallineamento, si va a posto. Ok, quindi andiamo a fare qualcosa, no? Perché questo
Per ora questo script non fa assolutamente niente, no? Cosa possiamo andare a fare? Ma io proverei prima di tutto a fare quello che abbiamo fatto prima, no? Quindi a caricare su dei riferimenti a qualche cosa, no? Nella pagina e a vedere che funzioni. Quindi. Allora, andiamo a prenderci, per dire, ecco, document get element by ID, esattamente come facevamo prima, no? Ora, io l'ho messo apposta, poi lavoriamo sulla tabella, però facciamo giusto una prova per vedere se funzioni, se funziona, no? Quindi, avevamo questa cosa, no? Quindi PD ora che è vuoto, no? E così proviamo a scriverci dentro e vediamo solo che funzioni tutto il sistema. Quindi questa cosa la dobbiamo assegnare a qualcuno, no? Quindi o chiamiamo un metodo su questa espressione o un attributo, quindi che so, beh, potremmo anche farlo, guarda, facciamo che farlo. Inner text, qui ci va l'ora. Aspettate, l'ora, sì. Vabbè, mettiamo le doppie virgolette, tanto fa lo stesso in JavaScript, no? Che poi ho la virgoletta singola in mezzo. Ok, quindi ho salvato, ricarico. Ricarico e dovrebbe però farmela. Ora non ho salvato un pezzettino. Inner text. Get element by ID. Vabbè, ne approfittiamo per fare un po' di debugging. Sì. Uguale, giusto, non è un metodo. Ok, ha ragione. Infatti, grazie. Però ne approfittiamo per vedere come si vede il codice JavaScript nel browser. Perché adesso, appunto, giustamente il vostro collega ci dice subito, ha trovato subito il problema. Però, quando le cose diventano un po' complicate, vogliamo capire prima di tutto cosa sta vedendo il browser. E lo vedete qui, no? Il debugger integrato. Non ho installato niente, è integrato in Firefox, Chrome e così via. Quindi, vabbè, qui mi dice anche c'è un problema. Inner text is not a function, no? Come diceva il vostro collega, è una proprietà, va assegnata. Poi, volendo, potete mettere i breakpoint, eccetera. Adesso correggiamo, se no non finiamo più. Comunque, uguale. Allora, come vedete è anche facile confondersi. Va bene, è venuto fuori, quindi nell'inspector abbiamo caricato un HTML che non ce l'aveva, andiamo a modificare il node e abbiamo inserito qualcosa. Ok? Benissimo, quindi adesso funziona, nel debugger vedete il codice aggiornato, va bene. Trovate nel debugger di tutto, quindi se volete andate a vedere anche il codice Bootstrap e così via, però a noi non interessa, non interessa il nostro, no? Perché il resto, diciamoci, è questione di cosa hanno fatto gli altri, di solito è corretto, no? Se pensiamo di usare la libreria. Ok, allora a questo punto facciamo una prova di creare un nuovo elemento, un paragraph, ok? E poi aggiungerlo nell'albero del DOM, come abbiamo fatto prima, ok? Lo facciamo semplicemente nel testo e mentre lo facciamo, intanto tiriamo su anche un'altra libreria, che ci viene comoda, per esempio per l'ora. Quindi diciamo pure che noi creiamo un elemento, un P, no? Io lo chiamo P per ricordarmi che sto creando un paragrafo, ma potete mettere il nome che volete. Document, create, create. Element,
P. Ok. Quindi questo c'è, esiste nella memoria in questo momento, non ha niente dentro, non è collegato al DOM. Ok? Diciamo, let di la data, diciamo 2022 03. Adesso poi mettiamo la libreria, così impariamo anche a caricare la libreria, che viene comodo. Poi, come abbiamo fatto prima, p inner text uguale di, no? E di nuovo, come prima, però a differenza di prima, che chiamavamo inner text su un qualcosa che era già nell'albero del DOM, no? Adesso ce lo dobbiamo infilare, no? Quindi, quindi document get element by id. Ora, questo lo metto da parte. Cosa possiamo fare? Proviamo uno di quei metodi che vedevamo sulle slide, no? Quindi possiamo andare a vedere che so, prepend, ok? Tanto per provarne uno diverso, se no facciamo parent append child, però tanto per provarne uno diverso, prepend p, mi raccomando, aggiungo p e non d, perché il d è la stringa che ci ho messo già dentro, ok? Vediamo cosa succede. Ok, è venuto fuori. Credo, quello che mi aspetto posso andare a verificare. In realtà, sì, era meglio. Era meglio. Sì, l'ho chiamato P. In realtà sarebbe meglio fare un div. Sembra di averlo corretto ieri. Vabbè, comunque fa niente. Non mi piace tanto che ci sia un P dentro un P. Facciamo div. Ok? Se voglio creare il P dentro. Ok? Quindi questo è il mio HTML. Quindi qui ho cambiato il mio HTML. Ovviamente il risultato non cambia, ma stavolta un div con dentro un P. Okay. Se no, perché qui ho voluto creare il P, se no potevo andare a scrivere direttamente il testo e finiva lì. Ovviamente, giustamente mi dite, vabbè, oggi è il 29, va bene, però facciamolo che funzioni per tutti i giorni, no? Allora, come facciamo a caricare una libreria? Cioè, usiamo il solito DayJS, tanto per far pratica. E beh, nell'HTML carichiamo il nostro DJS, no? Script, come abbiamo caricato Bootstrap, caricheremo il DJS. Dobbiamo solo sapere cosa scrive. Defer src uguale. E qui bisogna andare un po' a cercare. DJS browser. Cerchiamo un riferimento un po' decente. Se sul sito del DJS va bene. Per esempio, ok. Ok, quindi ingrandiamo un po'. Quindi qui ci dà il suggerimento su cosa scrivere, cioè sostanzialmente ci dice: guarda, c'è la rete, in rete c'è una CDN, c'è dei server a disposizione pubblicamente che ci danno la libreria, se vuoi caricarla puoi fare così. Ok. Poi va bene, adesso questa non è l'ultima versione, però come dire, abbiamo un punto di partenza, no? Perché non aveva l'esempio il defer? Perché sta a voi di capire dove volete metterla, no? Quindi noi abbiamo detto usiamo il defer e adesso usiamo il defer. Ok, non è l'ultima versione, se la cambiate dovete andare a vedere che versione c'è, però diciamo io. Mi sembra che sia l'11, quant'è che era? Adesso, se no dovete andare a cercare in rete un attimo, ma comunque, no, non era questo, era Xams. Sì, no, 1.11.0. Poi bisogna un attimo fare attenzione a verificare che funzioni tutto, no? Quindi quando carichiamo nel browser, che effettivamente poi questa cosa ci sia, quindi di nuovo fatto. Ok, però non mi ha dato errori, quindi me l'ha caricata. Ok,
E quindi, tra l'altro, adesso ha del JS, ok? Nella pagina. Prima, se avessi scritto del JS, prima non era caricata, quindi non era a disposizione. E quindi nel mio codice la posso andare a usare. Vi ho fatto vedere nell'esempio, vi scrivevano sotto, script del JS format, cioè fondamentalmente poi la uso così. Questo è un pezzettino di script inline, giusto per farvi vedere, noi ovviamente lo mettiamo nel nostro file. Quindi il nostro file è qua. Allora, anziché questa cosa così fissa, andiamo a usare il nostro day.js, come volevamo fare prima. Day.js, e poi magari ci facciamo un format con un qualcosa di decente, non so, quello che volete. Month, day, com'è che è? Ore, minuti, secondi. Ok? Quindi questo è il testo, ce lo facciamo recuperare dalla libreria e andiamo a fare la prova. Ok, avete visto che ci ha messo un attimo a caricare perché in realtà poi ricarica sempre tutto quanto dalla rete, a meno che non decida che è in cache, insomma, vede che non è cambiata e così via. Va bene, ecco, è l'ora, data e ora corrente. Per inciso, da dove arriva questa data e ora? Dal browser, eh? Questo è, diciamo, la libreria va a usare l'oggetto date del browser e il browser ha l'ora che va a recuperare dal sistema operativo sul quale sta girando, eh? Quindi è questa qui. Proviamo. Ci metto un attimino, eh? 52, eh? Quindi non è che è andato in rete a chiedere a chissà chi l'ora, mi raccomando, è solo la libreria che viene scaricata. Se voglio che vada in rete, devo andare a prendermi una libreria che effettivamente funzioni così, cioè vado a fare una richiesta sincrona, eccetera, con tutte le grane che ne conseguono, perché non è più un, diciamo, far girare un API localmente, mandare a caricare un'informazione da fuori, se si può portare dentro e così via. Però, diciamo, questa è solo una curiosità. Giusto per completare questo esempio e farlo diventare più carino, no? Mi piacerebbe che quest'ora girasse, no? Come succede su molte pagine, no? Cioè si aggiornasse automaticamente. Beh, sostanzialmente siamo capaci a farlo, no? Con una set timeout, un set interval che abbiamo detto sono a disposizione esattamente come in Node, no? Possiamo farlo. Proviamo. Alla fine di fatto è una riga, no? Facciamo un set. Faccio la set interval perché ogni secondo vorrei che venisse ricalcolato questo valore, se non faccio la set timeout, per ogni volta che finisce la set timeout devo impostare una nuova set timeout, cosa che si può fare, ve lo lascio per esercizio, però diciamo è ovviamente sicuramente meno comodo. Dunque la set interval, ecco così. Tra l'altro il Visual Studio appunto mi ricorda come funziona. L'handler, quindi la callback da chiamare ogni tot. E poi timeout ogni quanto, in millisecondi. Quindi diciamo virgola 1000, questo così mi ricordo. Cosa ci mettiamo qui? Ci mettiamo una callback, come abbiamo imparato sempre a scriverla. La questione è cosa ci scriviamo dentro? Quello che abbiamo scritto prima, P. Inner text uguale dei JS e così via. Ok? Quindi basta. Quindi browser ricarico. Oh, gira. Cosa sta succedendo? A parte il divertimento, ma cosa succede? Che nella pagina, no? Io ho fatto una set interval, quindi c'è un timer, no? Che ogni secondo va a mettere nella coda delle callback la callback che io ho scritto come codice, no? Questa qui. Nessun parametro, codice da eseguire, p inner text uguale. Dei JS gli dà una stringa, io la metto come text dentro
l'inner text DP, che è quell'elemento dell'HTML, quindi mi si aggiorna il contenuto dell'HTML, no? L'ho fatto in maniera automatica, semplicemente, anziché farlo io una volta all'avvio, no? Periodicamente viene fatto. Ok? Poi se volete potete farvi tirare fuori l'ID, casomai voleste fermarlo, eccetera. Se non voglio fermarlo, alla fine l'ID non mi serve, no? Perché cos'è che c'era il... Non mi ricordo neanche più come si chiama il metodo. Clear interval, mi sembra, no? Sì, c'è una domanda. Sì, esatto. La domanda dice, sovrascrive ogni secondo il contenuto del P? Sì, esattamente così. Ce lo possiamo addirittura vedere in tempo reale. Qui sotto, div ora fa esattamente quello. E non termina mai. Perché? Perché a parte che c'è un set interval e quindi c'è sempre una callback, cioè c'è sempre un timer che gira e quindi prima o poi arriverà una callback nella coda. Però la pagina finché non la chiudo è lì, e quindi va avanti così. Ok. Grazie per la domanda, così ogni tanto c'è qualche domanda. E vivacizziamo un po' tutto. Cosa possiamo fare adesso? Dunque, gli event handler li facciamo dopo. Io vi farei vedere come magari creare un pezzettino di una tabella. Quindi, adesso siamo partiti da questo esempio che era molto completo, no? Nella nostra no content, ecco, vi ho messo a disposizione il no content che ha tutto tranne il contenuto della tabella. Un po' come dovreste poi fare in laboratorio, no? Verrà fuori un esercizio nel laboratorio in cui avete, cosa sono i film, no? Avete fatto tutto il vostro codice JavaScript nelle scorse settimane per gestire un array di film e prendete da quell'array di film e costruite il codice HTML. E aggiornate il codice HTML per far vedere solo quello che interessa. All'inizio tutto e poi cliccando, la seconda parte della mattina impariamo a agganciare il click, fate vedere solo quello che si vuole vedere, no? Quindi filtrare, che so, per oggi piuttosto che preferiti e così via, no? Quindi si tratta di andare a ricostruire il contenuto della tabella mostrando solo quello che ci interessa. Ok, quindi allora prendo il no content, quindi c'è una domanda? No, ok, il no content che in realtà vedete già un po' preparato. Quindi exams cont, cioè ho fatto tutto quello che ho fatto finora, no? Quindi ho spostato su Bootstrap col defer, ho messo il DJS. E ho messo exams content, quindi devo solo crearmi il file, no? Quindi exams content.js. Prima dell'intervallo vi faccio il commit così avete tutto. Use strict, mi raccomando, non scordatevelo. Quindi questa è la pagina, la carichiamo giusto a vedere che funzioni. C'è sempre questa questione iniziale, però non ci sono errori, quindi va bene. Mi raccomando, date sempre un'occhiata alla console, è sempre bene, anche in vista dell'esame, perché poi, diciamo, provare i progetti e vedere che poi c'è una console piena di warning, è vero che magari funziona, però cioè, qualche warning ci può stare, ogni tanto non è neanche questione vostra, però gli error sicuramente sono qualcosa che non va bene. Diciamo, comunque vedere pieno di stampe di debug e così via, insomma, si può anche cercare di fare un po' di pulizia perché poi abbiamo magari necessità di usarla per qualcosa. Ok, soprattutto non devono esserci appunto gli errori. Allora, cosa ci mettiamo qui? Creiamo del contenuto, no? Prima di tutto abbiamo bisogno dei dati e poi andiamo a creare il pezzettino che va a diciamo, creare gli elementi HTML. Io lo so che adesso faccio il trucco o la magia, chiamatela come volete. Però, dunque, dove avevo messo? Se no, scriviamo, se devo scrivere troppo e perdiamo un sacco di tempo. Content, ecco. Quindi io, poi intanto ve lo metto a disposizione tra un istante. Quindi, più che altro ce lo guardiamo.
L'evento dopo. Quindi fondamentalmente. Allora, c'è una funzione costruttore exam che è quella che avevate, no? Adesso qui ci sono quattro cose, se ne volete mettere una in più potete, insomma non stiamo lì a questionare, no? L'ho un po' aggiustata per l'esempio. Nome, voto, vabbè, lode così per giocare un attimo con qui. Data, ho un array di questi tre elementi e poi fondamentalmente vado. Ecco, non ho copiato un pezzettino. Vado a questo qui che dovevo mettere, vero? Poi ci pensiamo dopo a quella faccenda. C'è una funzione che mi crea una riga, ok? Dato un exam, ok? E adesso la andiamo a vedere. Ma prima di andarla a vedere, vi faccio vedere cosa ne faccio. Cioè io chiamo la mia funzione che mi darà un nodo a cui sono già attaccati tutti gli altri nodi che vanno a costituire la riga. Quindi questo nodo è fondamentalmente il TR, il table row. La riga della tabella a cui ho già attaccato i TD, che sono gli elementi, nome, voto, data e così via, e poi la devo andare a inserire nella tabella, come ho fatto prima con l'append child. Se non la inserisco non si vedrà. Ok? Posso fare tutte le mie elucubrazioni nella memoria del browser, ma non si vedrà. Ok? Proviamolo, va, visto, e poi commentiamo e facciamo pausa. Ok, compare. Bene. Quindi questa è la funzione che ho scritto. New TD1 è il primo, no? Create element TD. Content è il nome. Create text node, exam node. Append child del text al T1. Proprio per fare il massimo della complicazione, no? Perché poi sotto avete già intravisto il commento. E così via, cioè io da codice posso manipolare questi nodi e attaccarli come voglio, ok? Come abbiamo fatto prima. Ovviamente con tutto il codice che voglio, cioè se io voglio, che so, la lode, voglio appenderci L su una stringa, ho a disposizione JavaScript, quindi faccio quello che voglio, no? Creo una stringa diversa e così via. Ok. Poi a un certo punto mi stufo e come vi dicevo prima posso usare l'inner HTML, no? Adesso per fare il button avrei potuto fare create element button, poi attribute button, class, eccetera, no? Questo è anche un po', ve lo faccio vedere perché poi alla fine è anche un po' l'approccio React, no? In React avremo il JSX, sostanzialmente scriviamo un po' di codice a pezzettini a destra e a sinistra, ma facciamo quello, no? E poi lui sotto, di nascosto, ci fa queste cose. E quindi se ho creato i miei vari elementi, mi faccio i vari append child 1, 2, 3, 4 in ordine, perché devono essere in ordine se voglio che compaiano la prima colonna, seconda colonna e così via. E poi lo ritorno, appunto, questo mi fa l'append child sulla tabella. Quindi questo è un approccio e come avete visto funziona, no? Ho solo messo il button alla fine perché poi mi serve. Sa che è finita la batteria. Vabbè, comunque è quasi finito il discorso. E se non voglio fare così, cosa faccio? Come vi facevo vedere prima, cioè perché fare l'inner HTML solo di quello? E tanto vale che lo faccio di tutta la riga, no? Cioè il codice diventa così. Tanto il browser dall'HTML mi crea il DOM. Ok? Quindi che so, magari faccio il create element LTR per dire, se no potevo anche farlo qui sotto, mettere direttamente LTR qui sotto, va bene lo stesso. Vabbè, perché in realtà poi avevo qualcosa da ritornare, quindi avrei ritornato una stringa anziché un element, e l'element me lo doveva creare qui sotto. Devo un attimo pensare come organizzare il codice. Se voglio ritornare un element come ho fatto qui, su quell'element metto l'inner HTML con tutto quello che mi serve. Di eccetera, poi
per esempio con i template literal, così è più facile, se no faccio virgolette, più, eccetera, cioè metto tutte le stringhe insieme e ritorno la riga che mi serve, che è quella che andrà a finire nel codice HTML che verrà preso dal browser di cui verrà fatto la rappresentazione in memoria col DOM. Quindi facciamo solo il salva e lo carico, così vediamo che funziona. In effetti funziona, e se voi andate a vedere che cosa c'è, c'è qui dentro nella tabella esattamente quello che abbiamo scritto, quindi queste cose che abbiamo scritto. Ok, direi che vi faccio il commit di questo. E se avete dei dubbi o delle domande, volentieri vi rispondo, se no facciamo 10 minuti di pausa senza eccedere, e poi ci facciamo gli eventi e finalmente riusciamo a avere qualcosa di interattivo in questo browser. Ok, grazie. E a tra 10 minuti.